Michele ci racconta. Mi chiamo Michele e ho 64 anni. L'emozione predominante nella mia vita è stata la rabbia. Fin da bambino, e andavo ancora a scuola, ero sempre arrabbiato. Infatti litigavo sempre con tutti. Non mi ricordo il motivo, ma provavo una forte rabbia. Mi prendevano spesso in giro per la forma della mia testa, chiamandomi melone. Questo mi faceva arrabbiare ancora di più. Cercavo di far capire loro di non farlo, minacciandoli o aggredendoli. Non ho mai detto loro che in realtà mi facevano soffrire. La rabbia è sempre stata una caratteristica della mia vita. Non la sapevo gestire. Mi sentivo un fuoco a cui dovevo dar sfogo e sfogava sempre in minacce o risse. Crescendo, la rabbia diventava incontrollabile e per questo ricorrevo all'alcol nella speranza che mi aiutasse a star meglio. Invece, ciò mi rendeva meno lucido e quindi ancor più pericoloso. L'alcol non ha fatto altro che amplificare una mia caratteristica di base, ma ciò mi ha portato a rovinare tutto ciò che avevo costruito, ad avere problemi con la giustizia perché diventavo violento anche in casa. Ora sono in comunità e in questo periodo ho avuto modo di riflettere sui miei comportamenti sbagliati. Me ne dispiace molto. La rabbia pian piano si è affievolita, sia perché gli operatori mi hanno fatto riflettere sull'inutilità di certi agiti aggressivi che nella vita mi hanno più tolto che dato, sia perché l'alcol è lontano dalla mia vita. Ora mi vergogno dei miei comportamenti passati e spero che mia moglie voglia riaccogliermi a casa presto, ma so che ancora teme che io possa tornare a bere e questo la spaventa molto.